si vedrebbe, eccolo qua, perfetto. Siamo online. Sì, siamo andati online. Allora, buonasera a tutti, come di consueto siamo qui con il nono appuntamento con i webinar del distretto turistico promossi sotto il cappello del progetto che il distretto sta portando avanti, che è il progetto Authentic Amalfi Coast. Oggi è un webinar molto, molto interessante, molto importante. Abbiamo degli ospiti veramente d'eccezione con cui cercheremo di discutere di economia, di sviluppo, di imprenditorialità, cercando di leggere un po' il momento che stiamo vivendo tutti noi imprenditori e cercando di tracciare delle prospettive future. Con noi avremo il professor Giulio Sapelli, che è una delle voci più originali e fuori dal coro tra gli economisti italiani, professore ordinario di storia economica all'Università degli Studi di Milano, che ci onora della sua presenza oggi con noi. E poi avremo Lorenzo Bonaccorsi, che stiamo attendendo in linea, credo sia per collegarsi. Robert, non sento il tuo microfono. Ecco. Eccola qua, è appena arrivata la dottoressa Bonaccorsi. Salve. Salve. Salve, salve professore. Ciao. Salve. Buongiorno, buongiorno segretario. Ecco qui, ci siamo tutti. Dicevo, stavo facendo un attimo una presentazione di tutti. Ho presentato il professor Sapelli, abbiamo con noi la dottoressa Bonaccorsi, sottosegretaria al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e poi abbiamo due testimoni dell'ospitalità e dell'eccellenza della nostra terra, due imprenditori di successo, uno Salvatore De Riso, che è l'interprete della tradizione dolciaria nel nostro territorio. Buonasera a tutti. Ciao Salvatore. E poi ci saranno Vito e Carlo Cinque. Vito è già online, tra poco arriverà anche Carlo, patron dell'albergo simbolo dell'ospitalità d'eccellenza in Costiera Amalfitana, nel San Pietro di Positano. Io partirei naturalmente, con noi c'è Robert Piattelli che sarà qui a stuzzicare un po' la discussione, a farci andare sui temi più importanti. E partirei dal sottosegretario, dalla dottoressa Bonaccorsi. La domanda che tutti un pochino si fanno in questo momento è come il Ministero sta affrontando questa crisi, quali sono in questo momento le misure che sono state prese, ma soprattutto come vengono organizzate queste misure, cioè come il Ministero sta lavorando in un certo senso. Sì, buonasera a tutti, saluto con veramente grande affetto il mio professore, il professor Sapelli. Sono molto contenta di fare questa cosa con voi oggi pomeriggio. Dunque, noi siamo intervenuti da subito rispetto alla situazione disastrosa del turismo in Italia, in Europa, ma nel mondo, ovviamente. Siamo intervenuti fin da subito con il primo decreto, quello di marzo, se vi ricordate, con una serie di misure veramente emergenziali. E poi abbiamo cominciato a costruire nelle settimane successive tutta una serie di altre misure che abbiamo anche condiviso, ci siamo confrontati molto con le associazioni di categoria, che hanno portato poi al decreto cosiddetto rilancio maggio, insomma, come lo vogliamo chiamare. In parallelo a questo c'è stata tutta la costruzione di quelle che sono le misure, le cosiddette linee guida, le misure per le riaperture in sicurezza delle strutture ricettive, dagli alberghi agli stabilimenti balneari, ai rifugi di montagna, che abbiamo anche qui tracciato da una parte con il comitato tecnico scientifico e con le indicazioni che ci sono state date dagli scienziati, dagli epidemiologi, e dall'altra confrontandoci anche rispetto a queste con le associazioni di categoria, per riuscire a trovare anche un punto di equilibrio sostenibile da parte degli operatori e anche ovviamente degli utenti
per fare in modo di riuscire a fruire di vacanze in maniera diciamo appunto sostenibile. Ecco, questo è un po' il percorso. Adesso ditemi voi se vogliamo entrare in particolare in tutte le misure che sono state fatte oppure insomma come intendete organizzare il confronto, questo ditemi voi. Allora, intervengo io. Diciamo che le misure le abbiamo anche un pochino affrontate in questi webinar che abbiamo avuto diciamo nelle scorse settimane. Una cosa che era molto interessante era come diciamo nascono queste misure, cioè come sono organizzati per esempio i tavoli di lavoro, chi vi partecipa e in che modo diciamo vengono costruite queste misure. Allora, noi abbiamo inizialmente già dai primi di marzo, diciamo da metà marzo, perdonatemi, convocato un primo tavolo di crisi con i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria. Abbiamo esteso il tavolo davvero a tutte le sigle e le associazioni, i rappresentanti delle associazioni di categoria. Abbiamo costituito un tavolo, intorno al tavolo ci sono state un'ottantina di persone, quindi era anche abbastanza complesso lavorare in quel modo. Il comparto del turismo è rappresentato in maniera molto frastagliata, ci sono tante associazioni di categoria per ciascun diciamo settore particolare, per gli albergatori, l'ex alberghiero, ovviamente è un comparto caratterizzato da tantissime figure economiche, quindi abbiamo a quel punto fatto la scelta di andare a confrontarci categoria per categoria, quindi con le imprese ricettive, alberghiere, ex alberghiere, con le agenzie di viaggio e i tour operator, che tra l'altro hanno anche loro dei distinguo particolari per le specializzazioni, perché ad esempio i tour operator e il turismo organizzato che specificatamente si occupa di congressuale ha ovviamente delle necessità e delle modalità differenti, delle esigenze differenti rispetto invece alle altre agenzie di viaggio, piuttosto che tutto il mondo del, faccio un esempio, degli stabilimenti balneari, piuttosto che del turismo lento, dei cammini, dei rifugi di montagna. Ecco, quindi abbiamo dovuto affrontare tipologia per tipologia, cercando però di trovare anche dei caratteri comuni e quindi di disegnare delle misure che potessero rappresentare i bisogni del comparto del turismo in maniera più generale, e poi appunto invece ritagliare degli interventi particolari su categorie specifiche. Abbiamo ad esempio fatto un ragionamento complessivo come quello dell'esenzione IRAP per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi fino a 250 milioni di euro, che è complessivo rispetto alle imprese economiche, piuttosto che invece il ragionamento che molto ci è stato chiesto anche da un confronto anche qui molto serrato con la Commissione Turismo della Conferenza Stato-Regioni. Ovviamente il turismo è materia concorrente e quindi il confronto con gli assessori al turismo delle nostre regioni è stato molto serrato, e ad esempio la richiesta dell'esenzione IMU, della prima rata dell'IMU, è venuta in maniera molto forte da quel tavolo. Piuttosto che abbiamo costruito le richieste di, ad esempio, nel decreto di marzo abbiamo preso un provvedimento che prevedeva l'utilizzo del voucher come rimborso da parte sia delle agenzie di viaggio per i pacchetti turistici già acquistati dai clienti, ma anche dei
degli alberghi, ad esempio, per il rimborso di pernotti di cui non si poteva ovviamente usufruire perché c'è stato il lockdown. E l'istituto del voucher, ad esempio, è stato istituito nel decreto di marzo e poi è stato ripreso anche da molti altri paesi europei che si sono accodati a questo. Quella è stata una richiesta nata dal confronto con gli agenti di viaggio e con i tour operator, con le associazioni di categoria. Altra richiesta che ci è stata fatta fin da subito, da marzo, è stata la sospensione dei versamenti degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali. Quello ci è venuto da parte di tutte le associazioni di categoria. Nel decreto di marzo è stata presa una iniziativa molto importante per il comparto del turismo, che è stato quello dell'estensione della cassa integrazione al comparto del turismo, cosa che prima non esisteva, e il contributo dei 600 euro ai lavoratori stagionali. Come sappiamo, è un comparto ovviamente che molto si avvale di lavoratori stagionali. Quindi, appunto, abbiamo lavorato settore per settore, abbiamo fatto l'intervento sulla, diciamo, ridefinizione delle concessioni demaniali al 2033 a seguito di un confronto anche molto acceso con le associazioni di categoria dei balneari, il tema degli stabilimenti di viaggio, così come con i comuni abbiamo lavorato sul fondo di ristoro per le minori entrate dalla mancanza della tassa di soggiorno. Voi sapete quanto è importante per molti comuni le entrate della cassa della tassa di soggiorno. E così come per ultimo, ad esempio, l'intervento sulla cancellazione della TOSAP e delle autorizzazioni più facili da parte delle autorità locali e delle sovrintendenze per i tavolini all'aperto, per i dehors, per compensare, diciamo, la mancanza o comunque la riduzione di posti a sedere a causa del distanziamento sociale che il Comitato Tecnico Scientifico nelle linee guida ha emanato per appunto la somministrazione. Così come un'altra delle misure che c'è stata, questa, diciamo, è stata costruita insieme tra MIBACT e associazioni di categoria per il credito d'imposta del 60% delle spese sostenute per le spese di sanificazione e di adeguamento strutturale alle norme Covid, anche qui per sia apparecchiature per il controllo ovviamente dei contagi e anche per adeguamenti strutturali alle norme di salvaguardia della salute. C'è poi l'ultima, diciamo, non ultima assolutamente, il provvedimento sul bonus vacanze, che è un provvedimento, anche questo, all'interno del decreto rilancio, decreto maggio, che è un contributo fino a 500 euro per le famiglie di almeno tre componenti, 300 euro per le famiglie di due persone e 150 euro per il nucleo familiare rappresentato dai single, per i nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro. Questo è un intervento molto importante che abbiamo inserito nel decreto di maggio e che va a essere di fatto uno sconto sul corrispettivo dovuto per il trascorrere di una vacanza in un'impresa ricettiva, sia alberghiera ma anche campeggi, villaggi turistici e bed and breakfast.
che potrà avere validità dal 1 luglio fino a tutta la fine dell'anno, al 2020. Ecco, il pacchetto appunto è stato ovviamente costruito rispetto ai tanti confronti che sono stati fatti con le associazioni di categoria, ma anche ovviamente tenendo conto di quello che era poi la coperta che necessariamente il MEF ha considerato e ha stanziato nel decreto rilancio, nel decreto rilancio di maggio di qualche giorno fa. Ovviamente c'è una specificità particolare del turismo che di cui si è tenuto conto, si terrà conto e si continuerà a tenere conto, perché sappiamo benissimo che il tema della ripresa è un tema che è assolutamente ovviamente più complicato e difficile e con tempi indubbiamente differenti rispetto ad altri comparti. E questo il governo è assolutamente, da questo punto di vista, attento nel far seguito anche ad una serie altra di richieste che sono state fatte e che non sono riuscite a entrare in questo provvedimento, ma che dovranno essere poi considerate nei prossimi provvedimenti, che saranno anche alcuni più ancora più mirati e dettagliati sul mondo del turismo, a cui insomma stiamo lavorando. Mi fermo qui, è troppo noiosa. Se posso, perché approfitto di salutare Carlo Cinque, che è arrivato, che è il fratello di Vito, sono i patron, sono tutte e due i patron del San Pietro. In fase di preparazione di questo webinar, Carlo mi ha detto che tuo fratello, che lui cucina molto molto meglio di te, vero? Beh, è vero, mio fratello è un poco più raffinato, io sono un po' per le cose più semplici, anche se apprezzo la cucina raffinata nel senso di gustarla, però nella preparazione prediligo le cose un po' più semplici. E poi sempre in preparazione, professore, che ora tocca a lei a darci un po' di chiavi di lettura. Abbiamo parlato di questo dopo un po' di anni che vi siete ritrovati sotto il cappello di Autese col sottosegretario. Era una brava studentessa? Io sono un po' commosso, devo dire la verità, perché anzitutto perché gli anni, quando cominciano gli anni, come diceva Cesare Pavese, quando comincia la vecchiaia, beh, quando sei trascinato più dal passato che del futuro. Io naturalmente lotto continuamente contro questa ipotesi alla Cesare Pavese, perché cerco sempre di pensare al futuro. Lorenza Bonaccorsi è stata una straordinaria studentessa, ha fatto una tesi meravigliosa di relazioni internazionali, mi ha dato una grande ferita, perché io speravo che da quella tesi ne facesse un libro, ma però lei già aveva il demone della, credo avesse già allora il demone della politica. E poi dopo, e come abbiamo visto, voglio dire, un vecchio professore non può che essere contento nel vedere i suoi allievi, anche adesso Roberto Gualtieri non è stato mio allievo diretto, ma nel corso del dottorato. Quindi, e poi così, insomma, Lorenza, ci siamo visti molto raramente, ma sempre con grande intensità. Io la ringrazio anche del suo ricordo. No, cosa io volevo partire da una cosa molto importante che ha detto appunto Lorenza Bonaccorsi, il nostro sottosegretario, onorevole Bonaccorsi, che siamo davanti, in primo luogo siamo davanti a un distretto particolare, che con il distretto del mare è innervato nel distretto del turismo. Noi abbiamo due grandi risorse che non sono industriali, ma che devono essere trattate come un'industria nel senso più alto, cioè nel senso dell'efficacia, dell'efficienza e nel senso della distintività culturale, che sono il fatto che siamo immersi nel mare, quindi c'è un distretto economico marittimo che parte dall'ultimo termine e arriva alla ristorazione, arriva anche al letto terra. E poi abbiamo questo turismo che noi, e che poi rispetto agli altri paesi ha una specificità. Io guardavo anche gli ultimi dati, noi
più o meno riceviamo denaro dal turismo estero in forma maggiore di quanto gli italiani non ne spendono all'estero. Quindi è veramente un biglietto da visita ed è un crocevia tra la nazione e l'internalizzazione dell'Italia. Quindi probabilmente se c'è una specificità su cui noi dobbiamo lavorare, uno è il fatto che il turismo italiano è una componente creata dalla storia di poche grandi catene turistiche che sono quasi soprattutto di tipo straniero, di proprietà straniera. Poi abbiamo questo miracolo che sono le famiglie italiane che hanno costruito, alcune molto ampie come sono quelle del Mezzogiorno, hanno costruito questo miracolo della proliferazione di piccole imprese dedicate in fondo a che cosa? Alla cura della persona, no? Cioè alla continuità del benessere, e che nello stesso tempo sono anche il biglietto da visita dell'Italia del mondo. Mi ricordo che, sicuramente anche la Lorenza se le ricorderà, uno degli ultimi libri che ha scritto Fernand Braudel era un libro dove lui cercava di capire che cos'era la Francia nel mondo. Ecco, noi non abbiamo mai scritto un libro di questo tipo, ma sicuramente che cos'è l'Italia nel mondo è anche ciò che i turisti stranieri vengono in Italia e portano nel mondo della cultura che gli abbiamo trasmesso, se volete anche della civiltà, del gusto e della bellezza che attraverso il turismo, poi diciamo la costiera amalfitana, in questo uno stato distintivo. Quindi quello che ha detto adesso Lorenzo Bonaccorsi, c'è una specificità di questo settore. Quello che voglio dire poi dopo, io ho sempre cercato di pensare al futuro anche nella ricerca, e so che l'economia non esiste senza la storia, senza la cultura e senza l'umanesimo. In fondo che cos'è un umanista? È il pensiero che pensa a se stesso. Quindi noi dobbiamo adesso sostenere e rivalutarlo e probabilmente aiutarne una trasformazione. E cos'è questo aiutare una trasformazione? Allora capire che c'è un'esigenza che è dell'impresa turistica che vive col cash flow, che ha una serie di spese fisse ineliminabili e però ha davanti a sé tutta una serie di entrate variabili. Cioè questa è la quintessenza dell'impresa turistica, soprattutto quella di qualità. Tu se vuoi sostenere la qualità dalla manutenzione, voi mi correggerete se dico stupidaggini, va dalla manutenzione a soprattutto alla conservazione del personale. Io torno a San Pietro ogni anno con ansia, naturalmente, perché mi sento in famiglia e soprattutto adesso è molto importante quando non c'è una sicurezza, c'è l'insicurezza pandemica, lì so che c'è una famiglia, quindi se quella famiglia sta al sicuro, siamo sicuri anche noi. Poi ho sempre combattuto contro questa antropologia negativa, perché per cui vede l'impresa come una cosa negativa. Io penso che bisogna vivere l'impresa come luogo della fiducia, della trasmettibilità, ma certamente bisogna fare in modo che questo settore venga assicurato anche con investimenti in conto capitale che gli consenta di far fronte alla variabilità delle possibili entrate, ma mentre hanno dei costi fissi. Questo naturalmente bisogna mettersi lì. Mi sembra molto bello quello che ha fatto il sottosegretario, che è un rapporto con le categorie, questo è il problema vero. Mi sembra che hanno fatto delle audizioni, oggi ho fatto una audizione alla Camera dei Deputati e mi ha colpito che l'onorevole Rossini, era con la Commissione Senato e Camera degli Affari Comunitari, l'onorevole Rossini credo che è del gruppo misto, quindi non so di che partito sia, mi diceva che il modello italiano del confronto con gli operatori si è diffuso, perché loro hanno fatto sono andati in sede di Parlamento europeo, hanno probabilmente il nostro sottosegretario sarà stato uno delle protagoniste di questo, si lavora ad un corpus unico di regole europee per garantire i flussi turistici, cioè per garantire che la gente venga in Italia e naturalmente anche gli italiani che vadano all'estero. Noi attualmente facciamo il tifo perché gli italiani restano in Italia e gli stranieri vengono anch'essi in Italia. Quindi penso che, come ho scritto anche in questo mio ultimo libro, Pandemia e Risurrezione, dobbiamo avere la speranza che da questa crisi pandemica, che è unica perché colpisce l'offerta e la domanda assieme, colpisce anche la riproducibilità biologica, si esca vittoriosi. Per quello inizio con la meditazione di San Paolo sulla lettera ai Romani,
con delle idee nuove anche nel turismo, e le persone che sono qui oggi, soprattutto quello che mi ha sempre colpito della costiera amalfitana è la conservazione e la riattualizzazione della tradizione nell'innovazione. Voglio dire che tutta l'hotellerie è una presenza di questa, e anche la gastronomia, la pasticceria, tutto questo. Io mi fermerei qui perché ho una tendenza a parlare troppo, quindi mi taccio. E posso soltanto un momento, Andrea, grazie professore. Nella preparazione, Salvatore, avevo preparato un po' uno schema di narrazione di questo incontro e avevo messo il più celebre pasticcere, più famoso pasticcere della Costa d'Amalfi. Poi dopo me lo trovo corretto in uno dei più famosi pasticceri, perché direi che forse la costiera, Andrea e Salvatore, è patria della pasticceria. Certo, è anche patria della pasticceria, è uno dei settori d'eccellenza. Però, tornando un attimo all'onorevole Bonaccorsi, giustamente il professore Sapelli ha aperto, diciamo, il tema di come si esce da questa pandemia. Io ho avuto modo di leggere l'ultimo libro che ha scritto e che parte proprio con la lettera di San Paolo Romani, in cui si evoca, diciamo, un attraversamento delle sofferenze per uscirne probabilmente più forti di prima. Ecco, da questo punto di vista anche lo stesso Ministero ha una strategia, cioè cosa dobbiamo aspettarci nelle strategie future del Ministero? Scusa Andrea, se intervengo. Sì. No, questo, diciamo, all'interno, visto che in ogni caso è pur vero che il turismo in Italia, in maniera particolare anche in Costiera Amalfitana, ha vissuto uno sviluppo negli ultimi decenni enorme, questo sviluppo che c'è stato è stato sproporzionato rispetto a quello che il territorio stesso poteva contenere e rispetto a tutto ciò che il territorio rappresenta, e c'è stata una mancanza di rispetto verso il territorio. Quindi purtroppo lo sappiamo, come il professore ci ha ben spiegato, questa crisi abbiamo visto anche come tutti quanti gli altri stati non sono riusciti ad arginarla, stati che pensavamo fossero più preparati dei nostri, stati che erano, credevamo, meglio organizzati dei nostri, hanno ottenuto risultati peggiori. Basta vedere l'Inghilterra, ma questo a noi non ci soddisfa, perché tra l'altro il 20% dei nostri clienti vengono dall'Inghilterra, e quindi per noi questo è un ulteriore grande dispiacere. Però anche al di fuori di quello che è l'impossibilità di ciò che noi siamo in grado di poter fare, perché indipendentemente da noi, dalla buona volontà e dai mezzi a nostra disposizione, sarebbe l'ora di iniziare a pensare a un modello di sviluppo in Italia, che è smetterla di parlare di tutti quanti dicono rappresentiamo il territorio, perché il territorio in Italia è come una buona biodiversità agroalimentare, la nostra forza. Anche il turismo ha una sua biodiversità, cioè il turismo della costiera amalfitana è un turismo diverso da quello del Cilento, ma che avrebbero in ogni caso bisogno di creare un legame sinergico, perché in ogni caso il turismo in Italia, lo dice chi è proprietario di un 5 stelle lusso, non è democratico, perché in ogni caso predilige delle zone, e tra l'altro anche democraticamente non viene conservato, in quanto assalito poi da chi in ogni caso è intorno e di ciò ne fa uno storpio. Però se diciamo che l'Italia è la grande Campania Felix, noi questo terreno non possiamo solo mietere e raccogliere, ma ci deve essere anche il momento in cui bisogna riorganizzare questo terreno, concimarlo e dire poi dopo in ogni caso in base alle culture concimarlo in un determinato modo. Quindi ci deve essere un modello di sviluppo sostenibile, perché soprattutto in questo momento i nostri clienti, i clienti di tutto il mondo, tutti ciò che viaggiano, chiedono un turismo a bassa densità. Lo scempio che si è visto creare sul territorio italiano, ma non solo da noi, ma da Venezia, è inutile fare gli esempi, lo sappiamo, siamo italiani e neanche noi giriamo, credo sia un qualcosa che non potremmo più permetterci, perché ci metterebbe in condizione di perdere ancora quel vantaggio competitivo che abbiamo dal territorio. Se noi perdiamo anche il contatto con il territorio, e il territorio non ha un valore, ma il valore è dato solamente in base al fatturato che può generare, allora noi veramente saremo in un'enorme, grandissima difficoltà. E questo, credo che questo fatto pandemico, che sicuramente ha solo degli aspetti negativi, è l'unico fatto positivo che ci può permettere una nuova resurrezione. Se noi questa nuova resurrezione non iniziamo a prepararla, ad immaginarcela e a volerla, allora noi non l'avremo sicuramente, e ci troveremo di fronte
a un sistema turistico dove ci sarà una rabbia sociale tra i vari attori, con delle guerre intestine che non porteranno a nulla. Di tutto abbiamo bisogno, purché che di creare delle divisioni all'interno del nostro compartimento. No, sicuramente, infatti io volevo passare la parola all'onorevole Bonaccorsi proprio per questo, perché credo che una cosa è certa, come anche detto in un'intervista recente dell'onorevole, le ricerche online, le domande che si stanno monitorando rilevano comunque una crescita di interesse verso le destinazioni italiane anche in questo momento. Allo stesso tempo sappiamo che c'è una forte crescita di interesse verso destinazioni che fanno della sostenibilità e dell'innovazione un loro progetto futuro. E per questo, su questo volevo un attimo sapere anche come il MIBACT intende procedere su questa strada. Io sono molto d'accordo, sì, grazie, con le parole del proprietario del San Pietro, che saluto e ringrazio. Noi diciamoci la verità, in questi ultimi soprattutto 5 anni lo sviluppo del modello economico del turismo in Italia non è stato governato né gestito da un'idea di sviluppo da parte della classe politica. Si è andati a inseguire tutta quella che è stata la rivoluzione, fondamentalmente la rivoluzione poi digitale, che ha investito e ha completamente rivoluzionato il modello turistico, e soprattutto inoltre noi abbiamo anche inseguito dei modelli di turismo che non erano prettamente, diciamo, quelli che meglio si adeguavano al nostro territorio e alla fragilità del nostro territorio, dei nostri territori, dei nostri centri storici, del nostro patrimonio architettonico e culturale. Da questo punto di vista non si è avuto una visione e un tentativo di capire dove dovevamo andare. C'è stata una crescita confusa, completamente confusa, e l'abbiamo visto anche nel 2019. Il nostro è un paese di destinazione. Il 2019 è stato il primo anno in cui il turismo cosiddetto estero, di provenienza estera, ha superato quello di natura interna. Eravamo al 50,3,4 rispetto al restante turismo domestico. Quindi da questo punto di vista una forte dipendenza dai flussi esteri, ma con una scarsissima capacità di gestione dei flussi e di indirizzo, anche di impostazione di un modello. Ecco, credo che sia oggi necessario invece ripensare questo, ripensare il modello economico in termini di sostenibilità, ma anche di riqualificazione dell'offerta turistica, perché noi abbiamo bisogno di fare un grande investimento come paese sulla riqualificazione della nostra offerta, che non vuol dire soltanto, ed è importantissimo, quello di riqualificare gli alberghi o le strutture ricettive, vuol dire anche riqualificare la formazione professionale. Nel nostro paese non esiste una scuola di alta hotelleria, i ragazzi devono andare a studiare fuori Italia. Quindi da questo punto di vista credo che un ragionamento su questo debba essere fatto, perché dobbiamo lavorare su, ovviamente, adesso aiuti al comparto, aiuti sia ai lavoratori che alle imprese, con un indirizzo importante rispetto alla visione di un turismo sostenibile, di un turismo appunto che va nella direzione del creare ricchezza, ma che lascia la ricchezza sui territori e rispetta quei territori. Da questo punto di vista credo che è necessario fare un ragionamento del genere. Nuovi equilibri quindi della crescita del nostro modello di sviluppo del turismo. Questo davvero, diciamo,
è un tema di riflessione rispetto alla natura e a quello che è la forza del nostro, dei nostri punti di forza. Noi siamo i più riconosciuti, ricercati, affermati nel binomio turismo e cultura, questo a tutti i livelli e in tutte le classifiche del mondo. A questo uniamo le eccellenze che vengono dall'enogastronomia, dalla cosiddetta esperienzialità italiana, quindi la modalità di approccio, no? di visione rispetto anche all'importanza che si dà del singolo visitatore, e questo deve essere l'investimento che dobbiamo fare. Noi lo vediamo anche in questi giorni, lo diceva Andrea Ferraioli, nell'ultima settimana, soprattutto attraverso le sedi esteri dell'Enit e anche delle ambasciate, assistiamo a una ripresa sia del quello che si chiama del sentiment del web favorevole e di nuove ricerche rispetto al voler venire a fare le vacanze da noi questa estate. Noi qui al MIBACT abbiamo avuto ovviamente e continuiamo ad avere rapporti con sia tour operator sia i paesi stranieri che vogliono sapere appunto come è la situazione. Allora, anche rispetto a questo dovremo fare una grande azione di riposizionamento strategico, ma anche un lavoro sulla affidabilità dal punto di vista della sanità, della sicurezza, del venire a fare le vacanze, ma diciamo il nostro appeal non lo abbiamo perso, ecco. In parallelo poi si sta facendo il lavoro, come diceva il professor Sapelli, anche oggi al Consiglio degli Affari Generali e all'Unione Europea il ministro Amendola ha concertato insieme agli altri ministri una ripresa uniforme della, diciamo, riattivazione sia delle misure sia della circolazione dei turisti e dei cittadini dell'Unione Europea all'interno dell'Unione Europea. Questo vale per, diciamo, i territori e i paesi all'interno dell'Unione Europea, ma tutto quello che, diciamo, è extra Schengen lo si dovrà affrontare in un secondo momento da metà giugno in poi, perché lì il tema è un po' più complesso e anche qui abbiamo chiesto che sia l'Europa in maniera uniforme ad affrontare il tema, ad esempio ovviamente del trasporto aereo. Sapete che ad oggi siamo in una situazione di praticamente totali cancellazioni di voli extra Schengen. La Francia ha cancellato praticamente quasi tutti i voli extra Schengen, quindi da questo punto di vista bisognerà anche qui a livello di Unione Europea capire come procedere verso un percorso di riapertura, però appunto con modelli e regole uniformi. Okay. Vorrei un attimo introdurre anche Salvatore, che finora non è stato della discussione. Salvatore è un altro campione buonasera a tutti. Del tema del turismo enogastronomico, con le sue capacità di pasticciere, con il bistrò e con l'azienda che dà dal lavoro a quasi 100 ragazzi, quasi tutti della costiera. Un altro campione del tema della sostenibilità, perché naturalmente anche grazie al suo lavoro è riuscito a sostenere prodotti anche del posto e quindi a mantenere vivo un rapporto anche con l'agricoltura locale. Salvatore, so che tu stai per riaprire, stai per ripartire, quindi come stai vivendo questa ripartenza? Quali sono le tue sensazioni? Ma devo dire che innanzitutto buonasera a tutti. Noi siamo pronti a ripartire, ci siamo preparati in queste settimane, abbiamo prima cercato di capire quali potevano essere le linee guida per appunto fare un'apertura all'insegna della sicurezza nei confronti di chi lavora con noi e nei confronti dei nostri clienti. Quindi sicuramente ci aspettiamo una stagione diversa, un lavoro diverso quest'anno, fatto da soprattutto persone che arrivano dall'Italia, e chiaramente bisogna, come diceva anche l'amico Vito Cinque e il professore prima,
bisogna lavorare facendo molta più qualità, cercando di fare un turismo ancora di più di alto livello, preparandoci a un turismo meno magari con meno persone, perché la costiera non si può permettere di ricevere a volte tante persone, anche se noi vogliamo che la gente arriva in costiera. Naturalmente abbiamo degli spazi ridotti, bisognerebbe lavorare sicuramente dando la possibilità alla gente che arriva possa arrivare in modo magari non contingentato, ma creare degli spazi anche per farli fermare, per fare appunto un weekend in costiera, perché non tutti gli hotel, non tutti i ristoranti, non tutte le pasticcerie hanno possibilità di parcheggio, quindi a volte ci ritroviamo con grossi problemi di traffico che in qualche modo devono essere riprogettati, rivisti sicuramente. Poi per quanto riguarda questa fase Covid, naturalmente possiamo dirlo, ci ha messo in ginocchio questo momento di pandemia. Molte aziende come la mia, come tante altre, siamo fermi da 3 mesi, molti alberghi ancora non hanno riaperto, quindi è un problema che ci è caduto addosso non solo a noi della costiera ma a tutta l'Italia. Però noi della costiera appunto ci stiamo preparando, perché la Costa d'Amalfi, come tutta l'Italia, è un marchio indelebile nel mondo per quanto riguarda il turismo in genere, la cultura, le bellezze che abbiamo e il turismo enogastronomico. Quindi noi punteremo ancora di più a dare servizi, più servizi ai nostri clienti, cerchiamo di fare sempre del nostro meglio. Per quanto mi riguarda, chi mi conosce sa bene che negli anni ho sempre ideato nuovi dolci, nuove specialità, aiutando moltissimo, diceva il presidente Ferraioli, l'agricoltura della mia zona. Quindi ho sempre guardato molto da vicino i contadini che producono le specialità del territorio, da Sapri a Sorrento. Ho cercato di utilizzare, di promuovere al meglio gli ingredienti della mia terra, cosa che continuerò a fare. E chiaramente la nostra forza è proprio questa. Quindi continuerò, per quanto mi riguarda, ad andare avanti su questa strada, e molti miei colleghi lo fanno anche loro, appunto promuovendo la costiera anche dopo l'estate. Una volta ci ricordiamo che la costiera era solo 4 mesi d'estate, invece adesso grazie a Dio si lavora quasi tutto l'anno bene, con turisti che arrivano dall'estero e che speriamo che tornino presto, naturalmente. Quindi insomma penso che dobbiamo ripartire e dobbiamo farci valere come abbiamo sempre fatto. Sal, noi siamo venuti da te a febbraio, sì. Abbiamo organizzato, sottosegretario Lorenzo, un incontro con tutte le sedi estere, i rappresentanti delle sedi estere di Enit. Sono venuti dopo BIT 19 in Costa d'Amalfi. Mi ricordo. Abbiamo fatto un incontro lungo e poi siamo stati la sera a cena da Sal, ed è stata un'esperienza incredibile. Te lo dico proprio, tanto non è che devo farti la colpa, ma soprattutto queste persone che venivano da professor Sapelli, c'era la responsabile della sede di Tokyo, di Seul, di Mosca, di Buenos Aires, per cui 19 da tutto il mondo, e sono tornati e sono diventati i migliori ambasciatori della tua pasticceria, perché sono rimasti travolti non soltanto dall'ingrediente, ma dal lavoro che tu hai fatto nel patrimonio umano e dalle persone che hanno accolto, sì, gli ospiti. Credo, Vito, che sia anche questo un elemento fondamentale, no? Sì, volevo dire questo, che noi tra tutte le cose noi dobbiamo salvaguardare anche il nostro patrimonio umano. Io ricordo, io sono come lei dice, io sono uno di quelli che si è formato all'estero, no? Da una famiglia, mio fratello è una famiglia di tradizione, siamo la terza generazione, ma anche io, ahimè, ho dovuto migrare per andare, sono stato anche a lavorare per 6 anni all'estero, oltre che poi 4 a studiare. E dico, noi abbiamo creato questo patrimonio umano enorme, che non solamente ci lega da fatti professionali con i nostri collaboratori, ma anche e soprattutto a fatti affettivi, che poi diventano anche personali. Quindi
subito veramente dirlo sempre alla famiglia, ma è veramente, è proprio realmente così, che se noi perdiamo questo la possibilità di questo vantaggio competitivo, loro potranno sicuramente e vogliono rimanere con noi, ma fino a un certo punto. Se poi dopo le situazioni, le condizioni diverranno troppo gravose per loro, insostenibili, ovviamente si troveranno a fare delle scelte diverse. E poi tra l'altro è un patrimonio umano che non solo noi abbiamo creato investendo, perché come lei sa le scuole purtroppo alberghiere italiane sono molto limitate, noi abbiamo 6 nostri collaboratori che hanno fatto i corsi alla Cornell University, tutto il totale, noi abbiamo proprio per nostra tradizione il fatto che qualsiasi corso facciano, anche di pittura, anche di scultura, anche di musica, l'azienda gli sostiene il 75% delle spese, perché come giustamente diceva il professor Sapelli, l'esperienza di in un albergo è soprattutto legata anche al legame che si viene a creare tra l'ospite e tutte le persone che girano intorno, e quindi questa coreografia che è importante, perché altrimenti non si capisce il motivo per il quale sulle delle 10 famose delle classifiche al mondo, Condé Nast, Avenlice e tutte quante altre che lei spesso leggerà, le verranno sottoposte, se le vede ci sono sempre minimo tra i primi 10 5 alberghi della Costiera Amalfitana e di Capri, sempre dagli ultimi 25 anni, da quando hanno iniziato questi tipi di classifiche, che in ogni caso lasciano il tempo che trovano, ma fa sempre piacere esserci purtroppo che non esserci. Quindi noi abbiamo in ogni caso, come si sente l'amico Salvatore, non è che lui ha trovato dei pasticceri già formati, come spesso capita in Francia, o ci sono i cordon bleu, o ci sono i meilleurs ouvriers di France, perché in Italia, quando tu prendi una stella Michelin, la prima cosa che ti viene come regalo dallo Stato italiano è la Guardia di Finanza 15 giorni dopo, perché ti fanno il tuoiometro. Mentre in Francia vengono fatti i cavalieri, quando arrivano a 3 stelle Michelin viene fatta una festa dal comune di residenza, e se a Parigi c'è il Presidente della Repubblica. Ecco, e quindi lui non è che ha trovato il pasticcere già formato, ma ha trovato un ragazzo di buona o una ragazza di buona volontà e li ha creati, e casomai se li sarà portati con lui in giro, gli ha fatto fare del seggio all'estero, ha conosciuto altri come massari, altri pasticceri, guarda, io ti mando 3 ragazzi bravi, cioè, quindi noi ci siamo anche creati questo patrimonio umano che è fondamentale per le nostre aziende, perché sennò mal si capisce per quale motivo noi risultiamo più bravi di altri che hanno dei budget milionari, appartengono a fondi sovrani del Qatar, e lei sa benissimo come quanto non tutte le aziende alberghiere sono uguali, che sono aziende alberghiere in cui ci sono 2 facce, o aziende pasticcere in cui c'è un solo viso, e poi ci sono altre dove sono dietro i consigli di amministrazione che stanno in posti diversi. E noi già viviamo il problema che non tutti vivono dell'operatività dell'albergo, ma spesso l'attività alberghiera è la giustificazione di un business immobiliare, e quindi noi siamo molto svantaggiati rispetto a loro. E d'altro canto poi sappiamo benissimo il problema della tassazione, perché in ogni caso noi siamo in Italia e sappiamo a quale tassazione siamo soggetti. Molti dei nostri competitor, che a livello europeo, anche a livello italiano, fanno parte di catene alberghiere in cui hanno le sedi legali in ben diversi posti, e quindi hanno una tassazione completamente diversa dalla nostra. Quindi possiamo vincere una guerra, una battaglia, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la cinquantesima, però alla fine proprio si arriva a un punto in cui in ogni caso, quando poi si vede tutto perso, diventa veramente complicato continuare ad aver fiducia. Professore, ricette per il dopo, ne abbiamo parlato in preparazione di questo webinar, sono interessantissime, e poi volevamo, io e Andrea soprattutto, perché gli altri non li abbiamo coinvolti, se poi ci faceva un riferimento al suo sogno di scrivere un libro che si chiama Viaggio in Italia. Vabbè, io prima voglio riprendere il filo che ha cominciato a dipanare l'onorevole Bonaccorsi, Lorenza. Cioè, qui bisogna che noi facciamo del turismo un nuovo modello di sviluppo che comprenda il territorio. Io sono d'accordo con quello che ha detto l'onorevole. Cioè, pensate alla distruzione del territorio che ha provocato questa follia dell'universo proprietario delle seconde case.
dico, se c'è una cosa che non è economicamente, ambientalmente sostenibile, è la seconda casa. Non dà lavoro a nessuno, distrugge i paesaggi. Guardate la Sardegna, non parliamo della Riviera Romagnola, parliamo della Liguria, zone deserte. Invece noi diciamo, e pensate invece cos'è la costiera amalfitana, ancora naturalmente per dire problemi ecologici, difficoltà, no? di costruire, perché i comuni hanno tenuto duro. Allora, secondo me, perché quello anche il discorso che ha fatto Vito Cinque, ci bisogna garantire, io sono, e qui la Lorenza Bonaccorsi deve darci una mano, veramente, dobbiamo darcela tutti. Bisogna che riduciamo il costo fiscale, dobbiamo permettere, anche dobbiamo allungare questa stagione turistica tutto l'anno. Bisogna fare in modo che i costi fissi ci siano, ma siano minori. E qui una forma di detassazione va fatta, perché qui bisogna avere un'antropologia positiva, perché come ha ricordato Vito, qui abbiamo le spine dorsali, sono le famiglie imprenditoriali legate ai comuni, e il comune è il cuore della vita politica locale. Poi adesso lasciamo perdere, va bene la regione, va bene quello di tutto, ma è il comune, sono i comuni polvere. Noi dobbiamo far diventare i famosi comuni polvere dei comuni di polvere d'oro. Quindi bisogna allungare, e poi bisogna fare degli investimenti infrastrutturali con intelligenza, garantendo però, questo io vedo con terrore quando tornerò a Milano, mi vedrò sfrecciare sul marciapiedi monopattini. Già una mia amica 74enne gli hanno rotto due anche ed è morta prima, secondo me non per il coronavirus ma perché gli ha spaccato due anche. Allora bisogna pensare che la popolazione è anziana, bisogna anche qui garantire un turismo che e naturalmente consenta anche dei redditi non elevatissimi di godere di questo turismo di qualità. Come? Rendendo più facile la vita alle imprese, soprattutto quelle imprese, come ricordava molto bene Vito, che fanno del rapporto, io e mia moglie, io e la Claudia, torniamo al San Pietro, certamente per la famiglia, al 5 a Natasio, ma anche per i camerieri. Io mi sono affezionato a Michele, lei si è affezionato a Valeria, a Patrizia. Siamo legati, e così è per tante altre persone, che va dalla pensione all'hotel 5 stelle. C'è della gente che torna nella stessa pensione perché vuole. Pensate a quel miracolo che hanno fatto i francesi, i Logis de France, sono tutti alberghetti a 3 stelle e noi diremo 2, ma dove c'è sempre il fiore sul tavolino, ci sanno che cosa mangi, e la gente ci riva ogni anno. Allora io penso che dobbiamo, e naturalmente al rapporto col territorio. Qui è veramente dove noi trasformiamo ciò che diciamo su transizione energetica, economia circolare, in qualcosa che va a quello che appunto diceva l'onorevole prima, diventa una cosa benefica che sostiene l'attività, mettendo al centro la persona. Cosa no, adesso Piattele mi tira per la giacca, io lo dico anche al vice ministro, non avrei mai osato, però io prima di passare a miglior vita vorrei, e penso che ci vorrà, io 73 anni, mi do ancora 30 anni, quindi voglio dire ho un sacco di tempo, posso scrivere, ma un libro che voglio, sulle orme di quel libro meraviglioso di Guido Piovene, Viaggio in Italia, voglio riscrivere un viaggio in Italia. Il libro lì fu scritto dal 53 al 56, mi raccontava Bernabei quando, come lo scrisse, dice: guardi, andò dal conte Piovene e gli disse: senta, io pagarla non posso, ma dato che la RAI, lui era una serie di programmi RAI, dice, però ho spese illimitate per alberghi, ristoranti, autisti, ma soprattutto voglio che lei scriva un'opera. Adesso io non voglio fare un'opera, ma voglio scrivere adesso che è un momento di grande cambiamento. Allora c'era la riforma agraria 53-56 e le opere pubbliche, l'autostrada. Adesso è la fuoriuscita dalla pandemia. L'Italia sarà quello che noi riusciamo a fare tirandoci fuori da questa crisi. E niente, e allora questo, in questo senso, questa è un po' la mia risurrezione, no? Vorrei fare un libro, insomma, degno di questo paese. Tutto lì, basta. E questo già mi ha tirato per la giacca troppo, insomma.
Senta, però, professore, parte dalla Costa d'Amalfi col suo libro. Si è interrotta probabilmente la... Abbiamo perso la connessione. Sì, sì. Io volevo passare di nuovo all'onorevole Buonaccorsi, prendendo anche una domanda che ci ha fatto Raimondo Aste, che intanto saluta il professor Sapelli da Nuoro, e poi chiede cosa pensa l'onorevole di questo tentativo che stanno facendo alcune regioni di garantire l'accesso con passaporti sanitari, test o certificati vari. Anch'io ho letto di queste proposte fatte da alcune regioni. Io credo che ovviamente fatta salva l'autonomia dei presidenti regionali, qui si tratta diciamo di più di materia sanitaria che di turismo. Il turismo, come dicevo prima, è materia concorrente, quindi è chiaro che le regioni hanno ovviamente la loro autonomia. Io penso che, ma lo hanno anche affermato gli scienziati e gli epidemiologi, è un meccanismo complicato e non si capisce bene come metterlo in atto. Io preferirei un'azione comune e una modalità comune e omogenea di tutte le regioni del nostro paese, anche per appunto se facciamo un lavoro di riposizionamento strategico rispetto al mondo, a come ci presentiamo al mondo, presentarsi con tante modalità diverse non è proprio un biglietto da visita meraviglioso. Quindi da questo punto di vista, tra l'altro, bisogna anche capirne l'efficacia. Penso che confrontandosi possiamo lavorare per avere una modalità omogenea per tutto il nostro paese. Ecco. Fermo restando tutto questo, ovviamente, rispetto all'andamento del contagio epidemiologico, che resta appunto, come abbiamo visto, di settimana in settimana tracciato e monitorato sotto controllo da parte del Ministero della Salute, perché questo poi la cornice dentro la quale ci muoviamo è sempre quella, ed è quella in cui ci muoviamo dall'inizio della pandemia. Questo governo ha preso un indirizzo molto chiaro e definito fin dall'inizio, proprio dai primissimi atti che sono stati fatti, che è stato quello di mettere al centro la sicurezza e la salute dei cittadini italiani. È stata una scelta voluta, ci siamo mantenuti su quel percorso e quindi appunto ci muoviamo, e le scelte che sono state fatte sempre e comunque tenendo conto di questo principio fondamentale. I numeri oggi li abbiamo visti, li leggiamo, e quindi continuiamo in questa direzione. Posso fare una riflessione? Nel senso di anche di una domanda all'onorevole Buonaccorsi, ma non si spaventi, perché è una domanda che non richiede una risposta immediata, più che altro una riflessione o una proposta per una ricetta per il pre-COVID. Come ha detto il professor Sapelli prima, e come anche lei, onorevole, ha detto, e mio fratello Vito, i turisti del periodo post-COVID che ritorneranno in Italia, non solo in Costiera Amalfitana, si aspetteranno di trovare delle località sicure dal punto di vista sanitario, dove ci sarà distanziamento sociale, e quindi quale misura più idonea ad attuare il distanziamento sociale in tutta Italia ci sia di quello di prevedere uno scaglionamento delle ferie del settore pubblico in Italia, e possibilmente anche del settore privato, magari distribuire le ferie nell'arco di 10 mesi all'anno, non nell'arco magari di tutti e 12 mesi, invece di concentrarle nella seconda metà di luglio e nel mese di agosto.
avremmo diversi vantaggi. Oltre ad attuare il distanziamento sociale, avremo si eliminerà questo periodo di un mese e mezzo dove le città si svuotano e diventano quasi incivili, senza un negozio aperto, senza difficile trovare una farmacia. I turisti, gli italiani godranno meglio delle loro vacanze, avranno l'opportunità di trovare prezzi più bassi. E quindi attueremo in pratica quella che abbiamo sempre parlato da anni, che è la destagionalizzazione del turismo. Quindi gli alberghi lavoreranno con meno picchi, meno alti e meno bassi, quindi con meno volatilità. Un'altra proposta, così, ma è solo a titolo di esempio, non è quello di è stato fatto molto bene col decreto rilancio nel prevedere un sacco di misure per tutte le categorie economiche. Purtroppo la burocrazia farà sì che queste misure arriveranno non prestissimo sul territorio. Quindi perché queste misure abbiano effetto, c'è bisogno che arrivino presto e che vengano spese. Quindi, solo a titolo di esempio, un bonus, oggi ci sono tanti metodi di pagamento elettronici, quindi perché non prevedere un sussidio alle persone in maniera elettronica spendibile a scadenza? Quindi ti do un sussidio che può essere speso nell'ambito di 3 mesi, se non lo spendi si perde. Ecco, queste sono le mie proposte e ricette per il dopo Covid. Comunque mi voglio solo ricollegare un attimo a questo che ha detto mio fratello Carlo sulla destagionalizzazione. Io credo che sia difficile creare un sistema, cioè cercare di voler creare una destagionalizzazione se non puntando sul mercato italiano, perché il mercato straniero, e faccio un esempio nostro, poi correggete se dico una stupidaggine, cioè il turista straniero che viene può venire solamente in quel determinato lasso di tempo. Cioè un cliente americano, e faccio l'esempio nostro, quello che viene in costiera, vuole venire in costiera tra aprile e settembre, ma anche se gli offri una tariffa che è 10 volte inferiore a quella di luglio per venire in dicembre, gennaio e febbraio, non è disposto a venirci, perché nel suo immaginario in quel periodo deve trovarsi in altre località. Cioè in ogni caso ci sono alcune destinazioni che pur in ogni caso, indipendentemente dal prezzo, non sono appetibili in un determinato periodo per un certo pubblico e possono diventarle appetibili per un altro. Quindi credo che la destagionalizzazione, al di fuori del fatto che necessita tutta una serie di infrastrutture di cui noi dovremmo dotarci, perché siamo stati tarati e siamo anche bloccati da problemi di leggi di putto e quant'altro, piano urbanistico territoriale e quant'altro, ma faccio un esempio: è impossibile pensare che le piscine degli alberghi della costiera amalfitana sono tutte quanti all'aperto. Come fai a destagionalizzare se non c'hai neanche una piscina che possa essere al coperto? Quindi c'è tutto, cioè dicevo, tutto deve rientrare anche in un modo diverso di iniziare a pensare come dobbiamo iniziare a interpretare noi le nostre aziende per superare questo momento e per vivere i momenti che verranno dopo. Anche in ogni caso tutto deve modificarsi, perché se rimaniamo in situazioni cristallizzate si creano solamente delle frizioni che non serviranno a nulla. Ci sarebbe bisogno di una governance che tenga conto anche delle esigenze locali, quindi che investa il territorio, lo interroghi, lo faccia partecipe delle scelte, perché solo così riusciremo ad avere dei turisti che evitano di distruggere ciò che vanno a visitare, oltre che di portarne a casa un buon ricordo. Il sottosegretario purtroppo ci deve lasciare. Come possiamo continuare a rimanere in contatto, Lorenza? Cioè, ci piacerebbe che Costa Amalfi, attraverso il distretto turistico che è riconosciuto dal tuo MIBACT e accompagnato da Invitalia, potesse essere un laboratorio di tutto quello che ci siamo detti, perché ha è infrastrutturato anche a livello di coesione con gli attori locali. Nel distretto ci sono dentro i 13 comuni della costiera amalfitana, e sia Vito che Carlo Cinque sono fra i soci fondatori di tutto, ma insieme ad un'altra venticinquina di soggetti importanti, insomma.
ti possiamo continuare a dare un po' di documentazione per raccontarti cosa stiamo facendo? Quello al 100% sì, ripeto, poi il tema del confronto è un tema che, almeno da parte mia, nostra, cioè, c'è sempre in ogni momento, in tutti questi periodi, e che sarà così. Sono d'accordo con le suggestioni fatte da dottor Cinque, e il tema ferie in questo paese è un tema di cui si discute, scaglionamento, di cui si discute da tanti anni, e penso che sia uno dei temi su cui bisogna ragionare. Il bonus di cui parlava è abbastanza simile al bonus vacanze che abbiamo istituito. Il bonus vacanze noi l'abbiamo reso, lo renderemo spendibile dal 1 luglio fino al 31 dicembre, quindi proprio per andare a sfondare quella, diciamo, linea quel limite immaginario che abbiamo sempre come stagione estiva che finisce a un certo punto con l'estate, che invece va attraverso tutto l'autunno, sperando ovviamente, come dicevo prima, che tutto il nostro paese vada verso una ripresa, diciamo, sempre più definita e maggiore appunto dell'andamento del Covid-19. Quindi è stato pensato esattamente questo, come un contributo alla spesa effettiva per le strutture ricettive, alberghiere ed ex alberghiere. Quindi da questo punto di vista è stato fatto esattamente in questo modo. È un aiuto, è un intervento fatto a sostegno della domanda. Prima il professor Sapelli lo diceva, questa crisi è contemporaneamente crollo di domanda e di offerta. Noi abbiamo fatto la scelta di intervenire ovviamente sui lavoratori, sulle imprese, ma anche intervenire con un sostegno alla domanda. Quindi da questo punto di vista, insomma, lavoriamo in questa direzione proprio per lavorare, quando parliamo di ovviamente di gestione dei flussi, dobbiamo partire dal tema della destagionalizzazione. Sono molto d'accordo. E poi molto volentieri partiamo, teniamoci in contatto con il distretto in ogni momento, per anche costruire delle soluzioni nuove, innovative, dei modelli nuovi da percorrere, perché ne abbiamo bisogno. Il tema della semplificazione amministrativa e burocratica del nostro paese è un tema, anche questo immenso, di cui si parla da forse troppo tempo. È impegno di questo governo intervenire con un prossimo decreto in maniera molto netta sulla semplificazione, perché abbiamo bisogno di procedure semplici ed efficaci, come veniva detto, per innanzitutto far arrivare gli aiuti che sono stati stanziati il prima possibile, perché non possiamo ovviamente perdere tempo. Quindi da questo punto di vista c'è un lavoro e un impegno in questa direzione. Io ringrazio ancora la dottoressa Bonaccorsi, l'onorevole, per la sua presenza. Sicuramente rimarremo in contatto e la ringrazio, credo che debba lasciarci, giusto? Sì, chiedo perdono, ma oggi è una giornata un po', come tutte, un po' complicata. Dobbiamo appunto scrivere, insomma, i decreti delle misure, quindi dobbiamo accelerare i tempi. Grazie mille davvero e a presto. Onorevole, l'aspettiamo in costiera. Molto bene, quando ci potremo muovere, molto volentieri. Va bene, grazie. Grazie infinito. Purtroppo non... No, io volevo solo dire una cosa. Robert, volevi aggiungere qualcosa? Sì, è che stiamo tentando, Giulio ci sente, Giulio Sapelli ci sente comunque. Perché purtroppo c'è cosa in linea. Per cui potremmo parlare proprio questa l'ultima parte finale, Andrea.
Sì, no, io volevo solo aggiungere una cosa a quello che dicevano Vito e Carlo sulla questione dell'allungamento della stagione, chiamiamola così, perché questa parola destagionalizzare è diventata una di quelle parole, come dice sempre Robert, che sono state troppo usate e poco utilizzate veramente. Se ne parla soltanto, ma molto spesso si è fatto poco. In realtà poi... La chiudiamo in una cabina di regia, la parola. Esatto. No, la verità però, Vito, penso che tu sei d'accordo, è che forse in costiera prima abbiamo parlato di ecosistemi turistici, abbiamo un ecosistema che ci permette anche, essendo tanto vario, di poter avere dei settori che possono continuare magari a lavorare anche nei periodi invernali. Il successo che abbiamo avuto in questi anni del settore trekking, per esempio, ma lo stesso settore di Salvatore, il settore dell'enogastronomia, dell'enoturismo, sono settori che lavorano benissimo nel periodo di bassa stagione, e quindi è naturale che magari il cliente alto spendente americano è più difficile che venga in quei periodi. Però questo ci permetterebbe anche di rimodulare, perché la cosa che forse non è colpa probabilmente di nessuno, ma del fatto che è sempre mancata un'organizzazione del settore turistico in Costiera Amalfitana, la cosa che un pochino ha anche peggiorato la situazione è che anche quei settori là che potevano tranquillamente lavorare nel periodo invernale si concentravano sul periodo estivo. E quindi quante volte diciamo che il sentiero degli dei non andrebbe vissuto a luglio, ad agosto, e invece ci troviamo anche in quel periodo di tantissime persone sul sentiero. Quindi a mio avviso c'è molto lavoro da fare sicuramente, però è qualcosa che su cui possiamo lavorare. Però facciamo, Robert, posso dire, d'accordo con te, sono delle, cioè, sal di riso, no? E tutti gli altri 300 bar sono in Costiera Amalfitana con pasticceria che la fanno, la comprano, è diverso, no? Ma chi in ogni caso esprime qualità la riesce a esprimere sempre, ed anche ha attratto un pubblico in ogni caso non solamente, diciamo, vacanziero o estero, no? Ma anche locale, ok? Quindi sì. In ogni caso, da quello che tu, io sono perfettamente d'accordo con te, cioè nel senso, non è che la destagionalizzazione ci sta, chi in ogni caso può farla e chi non può farla, ma c'è anche chi non è capace di farla perché lavora per saturazione dei comparti, ma non perché esprime qualità. Cioè, nel senso, alla pasticceria del riso riconoscono quel tipo di qualità, conoscono quel prodotto, no? E lo cercano come altre due pasticcerie che possono essere in Costa d'Amalfi, ma tutte le altre 50 pasticcerie, adesso ne ho fatto altri 50 nemici, anche se aprono, non c'hanno nessuno, perché non ci vanno ugualmente, perché alle quali non è riconosciuto un valore aggiunto di qualità e di, cioè, non è un prodotto che non va, no? Non è il prodotto che tu passi, cioè tu da Salvatore Dirisi in inverno ci vai per scelta, non ci vai perché passi, lo trovi aperto e ti fermi, giusto Salvatore? No, mi sto sbagliando. È vero, infatti volevo ringraziare per questo discorso, perché quindi questo nasce anche da anche il territorio. Se il territorio è un territorio vivo, cioè non è tutto quanto un territorio che è morto e che è tutto casa vacanze, inabitato e abbandonato, è un ospitale, ma esprime un senso di ospitalità, di accoglienza verso chi lo vede come tale, lo percepisce di subito, no? E allora a questo punto è diverso. Però scusate, io ritengo che allungare la stagione bisogna crederci, e bisogna, chiaramente, chi lo può fare, cercare di rimanere aperti. Non tutti ce lo possiamo permettere per una questione di struttura, eccetera. Però voglio dire, noi andiamo a Ravello nei mesi invernali, non c'è un bar aperto, non credo sia giusto, perché anche Ravello, anche Positano, altre zone... ci vuole anche coraggio a rimanere aperti, magari a turni, chiaramente. C'è anche del prodotto rimanere aperti, Salvatore. Prego? C'è bisogno anche del prodotto. C'è bisogno anche del prodotto, ma bisogna comunque continuare a dare un servizio a chi viene a trovarci durante l'inverno, perché il trekking, altre attività, comunque alla fine io vedo che la gente arriva da me. È chiaro che forse c'è quello che hai detto, la gente viene apposta per assaggiare quel tipo di prodotto, per il marchio, eccetera, però altri ristoratori della costiera che rimangono aperti, abbiamo degli esempi a minori come il Giardiniello, come
altri ristoranti ad Amalfi che sono aperti durante l'inverno, che continuano a lavorare. Quindi però bisogna creare una sinergia, un gruppo di noi che siamo in questo settore, che possono garantire al turista un servizio, un ristorante aperto, un bar, una pasticceria, perché altrimenti la gente non viene comunque. Poi è chiaro che molti alberi sono chiusi, ma capisco. Sì, tra l'altro aggiungo una cosa, che poi anche uscendo da questa pandemia, quindi con la desiderio anche di avere, diciamo, maggiori spazi e quindi di poter vivere esperienze che quasi in solitaria, probabilmente potremmo fare uno sforzo anche in questo, magari in questo periodo invernale, a lavorare all'allungamento della stagione. È naturale, come dice Vito, ci vuole un prodotto. Il turismo non è solo un settore, cioè non basta un bar aperto per far arrivare il turista, ma è necessario che ci sia uno sforzo coordinato di tutti i settori. Però credo che forse proprio questo potrebbe essere il momento. Mi spiace che non c'è il professor Sapelli, perché poi c'è anche un altro argomento che è legato a questa questione dell'allungamento della stagione, che è quello della mentalità un po', diciamo, dello stato paternalista che preferisce, diciamo, dare sussidi alla piuttosto che incentivare, come ha detto già prima, le imprese. Ecco, incentivi alle imprese per mantenere un certo livello occupazionale probabilmente permetterebbero anche un'apertura maggiore e quindi un allungamento della stagione. Robert, penso che non riusciamo a recuperarlo, giusto? Allora, Noma ci sta sentendo, professore, la stanno salutando. Ci sta sentendo il professore tramite il mio magico telefono, avvicinato allo schermo e ci sta sentendo. È un peccato, perché avevamo poi da parlare di economia del mare, di economia circolare, e il professore ci poteva dare un gran contributo. Per cui al professore gli tocca tornare da noi, insomma. Sì. Diciamo che abbiamo creato l'occasione. O tornerà online o tornerà dal vivo, faremo una diretta streaming. Esatto. Non solo questo, o andremo a trovarlo noi, dovunque sia, perché non lo molliamo in sostanza, per cui lo tampineremo in sostanza. Ci sono un po' di domande dal pubblico, vogliamo approfittare gli ultimi 5 minuti, così ne prendiamo quelle più significative, approfittiamo la presenza di Sal e di Vito e Carlo. Carlo, scusa, ma perché sei meno abbronzato di tuo fratello, te? Lui sta in ufficio, è l'amministrativo. Io faccio il lavoro di back office, quindi il sole lo vedo meno. Oltre a saper cucinare peggio di me, non sai innaffiare. Addirittura, è tremendo. Sto più tra le scartoffie. Soluzione di rogne varie. Allora, ci sono un po' di domande a cui risponderemo in back office, diciamo, ognuno di queste. Forse alcuna, ce n'è una che, ma allora, in generale dimostrano un po' d'affanno per chi lavora in questo momento in Costa d'Amalfi. Sì. La prevalenza delle domande sono di preoccupazione di chi lavora, soprattutto dei contratti. Una domanda, se posso farla a Carlo e Vito e poi a Sal. Il vostro personale ora in che situazione è? Allora, il nostro personale, adesso ne abbiamo 38 collaboratori che stanno alternando settimana di lavoro e settimana di fiss. Poi abbiamo 97 stagionali che sarebbero dovuti rientrare, i quali stanno percependo i soldi dallo Stato in più nella regizione da parte nostra ogni mese. Salve. Siamo noi bonus statali e regionali, con un nostro bonus San Pietro per i nostri dipendenti stagionali che avrebbero dovuto essere assunti a inizio stagione e non sono potuti essere stati assunti per via del Covid, e quindi li stiamo sostenendo in questo modo, cercando di svolgere la nostra funzione sociale in questo modo. Non potendo ancora aprire, cerchiamo comunque di svolgere il nostro ruolo sociale, sostenendo il nostro personale, perché per noi è una risorsa di primaria importanza. Sal? Allora, noi, per quanto riguarda la pasticceria, delle 38 figure che lavorano giù a Minori, una ventina inizieranno a lavorare da venerdì,
quindi da dopodomani, con la speranza che ci sia un po' di gente che inizia a muoversi, un po' di turismo, chiaramente, come abbiamo detto prima, mentre il laboratorio di Tramonti parte la prossima settimana. Adesso sono tutti in cassa integrazione tranne 5 persone che sono rimaste in azienda per fare manutenzione e piccoli lavori di rimessa a posto di tutto quanto. Quindi pensiamo che la prima settimana di giugno anche Tramonti inizia a lavorare e cerchiamo di tornare a pieno ritmo. Se posso farti una domanda, ma visto che tu fornisci tanti ristoratori, ti arrivano richieste, il mercato, cioè al di fuori di quello che è il punto vendita, la tua pasticceria, su, per quanto riguarda l'altro tuo corpo, che credo sia il più importante. Sì, è vero. Come va questa attività? Beh, come sapete, il mio business principale è la ristorazione, grandi eventi, matrimoni. È stato cancellato tutto. Io adesso, questa settimana, sono arrivati i primi ordini di alcuni ristoratori del nord, sparsi comunque per l'Italia, e distributori dei miei prodotti. Quindi un po' di ordini sono arrivati, ci sono tanti progetti che abbiamo tralasciato, come l'apertura di un punto vendita in galleria a Milano, che speriamo di poterla inaugurare presto, perché il 5 di marzo era tutto pronto per aprire, poi invece nell'area già c'era, si parlava di possibile chiusura, quindi abbiamo preferito aspettare. Però la ristorazione è il mio business principale, quindi aspettiamo che tutto si muova attraverso la ristorazione. E naturalmente, invece, per quanto riguarda il lavoro di Pasqua, come tutti abbiamo perso tantissimo, siamo riusciti a fare un po' di fatturato grazie all'idea della colomba solidale, quindi alle mie colombe che erano in produzione nei giorni di marzo. Arrivato a un certo punto ci siamo fermati, però abbiamo raccolto dei fondi per donare agli ospedali campani, e comunque qualcosa si è mosso via e-commerce, quindi l'e-commerce è cresciuto molto, sta continuando, però il mio grande lavoro sono gli eventi, cioè sono stati cancellati oltre 200 matrimoni, tra cui uno appunto all'estero, a Doha, per il re di Doha, per sposare il secondo genito, quindi era un matrimonio molto importante che avevamo preso come lavoro già 2 anni fa, abbiamo fatto uno, e quindi questo purtroppo è stato perso. Siamo sicuri, Salvatore, che senza i tuoi dolci avranno cancellato anche il matrimonio, non si sposerà più. Non lo so, questo credo di no, credo che sia stato fatto il matrimonio, altro che. C'è Giovanna dell'Isola che ci dice, però ce lo devi confermare te, che anche il sapore al limone della pasticceria Trieste a Maiori sono molto buoni, vero? È vero, come no? Ma guardate, noi in Costiera abbiamo delle eccellenze, abbiamo Panza da Amalfi, abbiamo Gambardella Minori, abbiamo Trieste, ma anche la pasticceria Napoli, dove io mi fermo a bere il caffè quando mi trovo, io vado dappertutto, poi io sono un goloso, quindi quando mi trovo in giro nelle pasticcerie dei miei colleghi mi fermo volentieri ad assaggiare un loro dolce, come no? Poi tra l'altro la pasticceria Trieste, la signora della pasticceria Trieste sarà stata l'unica che ha dato del bel giovanotto a Robert. Ah, sì? Te ne ricordi? Ah, è vero. Ecco. Comunque, a parte gli scherzi, io credo che è un sistema di qualità, Vito, mi rifletti su questo. L'esperienza turistica è sempre legata a queste esperienze. La valutazione di una vacanza è legata a tutte queste esperienze che un cliente fa nei diversi punti che visita. Per questo che quando uno fa un viaggio, poi quando torna a casa, in ogni caso non è tutta questa esperienza. Certo che mi sentite? Un problema di audio? Un po', sì, si sente un po' male. Ci siamo? Va bene. Sì, molto meglio. No, dico, quindi questo è sempre più importante per noi, no? Cioè, quando si fa qualità e quando si lavora in maniera professionale, si vengono naturalmente ad instaurare quelle che in neurochirurgia chiamano delle sinapsi, dei collegamenti, tra il luogo
è ciò che uno ha l'esperienza al di fuori del posto dove uno, che uno ha scelto come vacanza. Quindi è sempre più importante tutto ciò, perché poi si creano, come anche tutto quello che è l'alta ristorazione, cioè ognuno può fare da traino. Cioè, se il mio cliente viene e mi dice: sono stato a Salderiso, ho mangiato una pizza al limone che era fantastica, la tua fa schifo, io la prima cosa che faccio è andare in cucina e dico: la mia, ma che c'ha sta delizia al limone, e cerco di farne una migliore della sua. E quello è il modo in cui uno fa turismo e si migliora. Quindi abbiamo bisogno del confronto, che deve essere un confronto positivo e deve essere teso non a denigrare il prodotto di chi l'ha fatto meglio di te, ma di rispettarlo e cercare di fare altrettanto, come anche con noi che abbiamo fatto da traino per tutta una serie. Poi sono stati bravi gli altri che sono riusciti a realizzare degli altri prodotti. Non è che chi inizia prima è più bravo di chi ha iniziato dopo, è un fatto temporale che spesso è indipendente dalla nostra volontà. Però diciamo, è importante questo tipo di approccio a qualsiasi cosa si faccia, ed è questo che è importante. Poi anche il fatto di saper raccontare le cose, no? C'è questa pessima e bruttissima abitudine degli albergatori, dei ristoratori, dei passeggeri, di dire che qualsiasi cosa loro fanno è sempre meglio di tutto, no? Che non credo sia così, però in ogni posto ragazzi, e altre cose che a te non piacciono. Quando racconti una storia, racconti al tuo cliente, al tuo ospite, quello che ti è piaciuto. Non raccontare quello che non ti piace, perché che senso ha? Non è costruttivo per il territorio, no? Sono d'accordissimo. È un'esperienza multisensoriale, quindi gli alberghi sono soltanto i nidi dove i turisti vengono accolti e poi godono di altre di altre esperienze come la gita in barca, la passeggiata in montagna, l'escursione, la gastronomia, l'enogastronomia, cioè, quindi tutte queste cose arricchiscono poi il bagaglio del turista quando ritorna a casa. Quindi c'è bisogno di tutto questo insieme per far sì che poi un cliente ritorni. Una sola esperienza non basta, un solo bellissimo albergo con intorno il deserto non credo che costituirà un'esperienza che faccia ritornare un cliente l'anno successivo. Devo dire che, se posso, ho imparato molto da quando sono in Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani, dove c'è un grande confronto tra professionisti di tutta Italia. Questo confronto deve esserci soprattutto tra noi del settore in Costiera Amalfitana, tra ristoratori, albergatori, pasticceri, perché è giusto quello che dicevate voi prima. Quando io sono pieno con il bistrò o con la pasticceria, io tendo a mandare i clienti in altri ristoranti che stanno vicino a me, per chiaramente non perdere il cliente che va via dal posto. Poi noi siamo fortunati ad avere grandi alberghi come il vostro, che vengono, i vostri clienti spesso ce li troviamo in pasticceria, quindi ci dicono che vengono dal San Pietro, da Ravello, da altri alberghi. Per noi veramente è bello questo scambio di clientela, naturalmente, che arriva in ogni luogo, in ogni posto della costiera. Dobbiamo solo essere bravi a fare sempre di più accoglienza, dobbiamo essere bravi a raccontare il territorio, le specialità, senza denigrare gli altri, naturalmente, perché il confronto, come dicevate voi, è fondamentale, è una crescita generale per tutti noi. Andrea, abbiamo avuto una diretta molto partecipata, da domani sarà poi in replica su YouTube, in modo che chi non l'ha potuta seguire in diretta la potrà riavvolgere comodamente in orari quelli che credono. E il professor Sapelli ha fatto i salti mortali per entrare in sì. Lo ringraziamo moltissimo, ci sta ascoltando comunque, e è costretto a tornare da noi. Sì, sarà. Ci farà molto piacere. Tra l'altro ringrazio di nuovo l'onorevole Bonaccorsi per essere stata con noi, il dottor Sapelli, ringrazio Salvatore, Vito, Carlo e Robert per questo webinar. Credo che, come è capitato in altre occasioni, più che trovare delle soluzioni o cercare delle soluzioni, in questo momento molto difficile, abbiamo fatto ancora una volta un tentativo di fare ricerca,
diciamo cercare di lavorare su questi problemi per imparare anche noi dagli ospiti che abbiamo nei nostri webinar. E Robert, rilanciamo l'appuntamento al prossimo, penso che ci sarà a breve, e ringrazio di nuovo tutti per essere stati con noi. Grazie a voi, grazie Fratelli 5. Dottor Piattelli, l'aspettiamo in costiera. Ma guardi, non mi deve neanche, io mi autoinvito, per cui non c'è, è soltanto un incontro. Andrea trema molto per la chiusura del lockdown, perché sa che io sarò il primo persona che scenderà. Tra l'altro c'è un dettaglio, che ho il passaporto statunitense, sono nato a New York, sarò il primo americano a tornare in costiera, non è poco, no? Voglio dire. Il professor Sapelli. Anche il professor Sapelli credo che sia collegato. Allora lo salutiamo, il professor Sapelli, l'aspettiamo in costiera anche a lui. Per telefono. Presto. Grazie infinite. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Grazie.